Se prendete posto, grazie. Tengo l'orologio. Ci siete? Se qualcuno è fuori, invitate ad entrare. Molti. Così cominciamo. Fai l'avviso tu, Giuseppe. Eh sì. Prova. Gentilmente chi è fuori alle porte, se può entrare. Gentilmente, se entrate, prendete posto. Inizia la relazione del CIS. Sì. Allora, ricominciamo. Adesso abbiamo un intervento che ha il titolo Condivisione del processo di attestazione Fisieo secondo i parametri CIS, che è il Comitato di Indirizzo e di Sorveglianza. Parlerò pochissimo nella presentazione per lasciare lo spazio ai relatori, perché mi sembra importante che siano loro i protagonisti di questo momento. Volevo soltanto presentarvi le persone che hanno, diciamo così, contribuito in questo lungo percorso che la Fisieo ha intrapreso per consentire questo processo sul processo dell'attestazione che noi rilasciamo, e che è un progetto che nasce da almeno 5 anni fa, se non sbaglio, nasce 5 anni fa, che ha visto come protagonisti Teresa Nigro, che fa parte della nostra segreteria, Andrea Mascaro, Walter Vico ed Nadia Simonato, che c'è, sì, ecco Nadia, e Francesco Forno, che non è presente qui con noi. Successivamente, naturalmente, Dorotea Carbonara nelle vesti di presidente, che mi ha passato il testimone, e quindi adesso io mi trovo qui a ridere, no, medaglia non lo sappiamo, però sicuramente a continuare un percorso, e questo mette ancora in evidenza come la Fisieo ha una caratteristica di continuità anche nella diversità delle persone, perché è un processo, è un'evoluzione lento, una trasformazione silenziosa che però, diciamo così, deve dare i suoi frutti. Chi sono le persone che io ho avuto il piacere tardi di conoscere, perché mi sono inserito all'ultimo in questo incontro, però ho avuto veramente il piacere, voi avrete anche voi il piacere di conoscerli questa sera. Sono la dottoressa Claudia Piccini, è qui accanto a me, sarò breve nel descrivere il suo curriculum, che è un'antropologa esperta nelle politiche attive del lavoro e nei processi di consulenza e di sviluppo professionale. Questo è già qualcosa, perché c'è anche altro, ma io ho sintetizzato. Poi abbiamo il dottor Andrea Caputo, che è uno psicoterapeuta, specialista in psicologia della salute, dottore di ricerca in psicologia dinamica e clinica e docente di psicologia clinica presso facoltà di medicina e farmacia. E si occupa anche, mi pare, di valutazione nei processi del MIUR, esatto, che insomma nei processi di valutazione, nei processi nazionali, quindi insomma è proprio in tema su quello che noi abbiamo chiesto, cioè noi come Fisieo, in maniera, diciamo così, autonoma, abbiamo pensato di attivare questo processo di attestazione avviato appunto da noi stessi in collaborazione con i consulenti appunto del COLAP, in riferimento appunto a questo aspetto di valorizzare le competenze dei soci. Quindi adesso loro ci spiegheranno come questo percorso è stato portato avanti, quali sono state le criticità magari anche, e come, diciamo così, ci hanno, diciamo così, indirizzato per poter, diciamo così, ottenere un buon risultato in questo processo di professionalizzazione. Quindi passo la parola ai nostri due consulenti. Grazie. Allora,
subito. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Capiamo, come dire, vogliamo subito, io ho detto facciamo subito coming out, cioè la vostra sessione precedente è stata molto intensa, sappiamo che noi cambieremo completamente registro e passiamo, diciamo, a una dimensione molto più razionale cognitiva, provo a dire io, però è stato un percorso lungo, impegnativo e anche pieno di soddisfazioni con l'associazione Fiseo. Che cos'è l'attestazione? Partiamo un po' da questa legge che è stata promulgata nel 2013, questa è la cornice in cui noi ci muoviamo. A gennaio del 2013, proprio i primi giorni di gennaio 2013, dopo 10 anni in cui il COLAP, mi ricordo io almeno il presidente uscente con la nuova presidente, avevano lavorato a fondo affinché fosse riconosciuto il valore delle professioni non regolamentate, quindi anche il portato economico e anche professionale in un mercato del lavoro dei professionisti che non hanno albo e ordine, che di solito sono un po' invisibili per le istituzioni pubbliche. Quindi nasce l'attestazione, che è la legge 4 del 2013, proprio al fine di valorizzare le competenze dei soci delle associazioni professionistiche, perché le associazioni possono riconoscere un'attestazione di qualità dei servizi e, diciamo, dello standard professionale erogato dai singoli professionisti. E normalmente qui siamo dentro un contesto istituzionale normativo, siamo andati avanti, e quindi diciamo che c'è soprattutto l'articolo 7 che ci dice un po' che cos'è questa qualità. Quindi è vero che diciamo i professionisti possono aver riconosciuto un'attestazione di qualità, ma che cosa significa? Molte delle cose l'associazione Fiseo, ma anche altre associazioni, già lo facevano. La regolarità di iscrizione deve essere trasparente, i requisiti di partecipazione all'associazione e anche alla fase in cui si accede, ma anche, e questo era l'elemento un po' più difficile da affrontare, era lo standard qualitativo nell'esercizio della professione, cioè non c'è soltanto una valutazione in entrata ma anche in itinere, perché il professionista continua ad aggiornarsi e comunque continua a stare sul mercato del lavoro. Poi c'è l'aggiornamento professionale, che è la formazione continua, che, come dire, è una parte dell'aggiornamento, e poi tutta questa legge ha come elemento contraddistintivo, diciamo che come elemento che guida il fatto che tutto ciò sia trasparente al cittadino, quindi tutto ciò che io faccio sia comunicabile, trasparente per il cittadino, che in pratica è il cliente che utilizza il servizio. Quindi il cittadino dovrebbe avere anche la possibilità di accedere non soltanto a livello informativo ma anche di fare segnalazioni nel caso in cui non rimanga contento del servizio che ha ricevuto. Poi diciamo che il possesso di un'assicurazione professionale e il possesso di una certificazione di parte terza non è obbligatorio. Sicuramente per la vostra professione l'assicurazione è una parte importante. Possiamo andare avanti? Diciamo che l'articolo 7 della legge 4 del 2013 racchiude, come dire, tutti i criteri per che cosa significa qualità. Vado avanti anch'io. La differenza, qual è la differenza? Venendo in macchina con Andrea, lì raccontavo che avevo visto che su LinkedIn un socio di un'associazione iscritta al COLAP aveva scritto proprio ieri, l'associazione si chiama ASITOR, è un'associazione di orientatori, aveva scritto proprio ieri una cosa interessante sulla differenza tra attestazione e certificazione. Allora, la certificazione è un processo di parte terza. La parte terza vuol dire che è un'istituzione titolata
per riconoscere, come può essere il Ministero dell'Istruzione, il Ministero del Lavoro o le regioni che hanno delle competenze rispetto alle politiche del lavoro, quindi un'istituzione che può certificare un profilo professionale. Si chiama di parte terza perché è una istituzione che rilascia, o anche un ente, come dire, la norma unica che voi, non so se voi conoscete, tecnica. Ci sono alcuni enti privati che sono titolati alla certificazione perché è l'istituzione pubblica che li riconosce capaci di poter certificare. Nel caso dell'attestazione è un riconoscimento di seconda, diciamo di parte seconda, perché è un'associazione che non è la parte prima, è quando io mi autovaluto, quando noi facciamo un curriculum e diciamo quello che facciamo, quella è parte prima, perché sono io persona che dico so fare questo, questo e questo. C'è una legge sulla diciamo dichiarazione dal 2000, quindi io posso autodichiarare, naturalmente poi se non è vero sono perseguibile anche penalmente, però io posso dichiarare, quella è la parte prima. L'attestazione di qualificazione, quella che rilasciano le associazioni professionali ai loro soci professionisti, è di parte seconda. La certificazione è di parte terza. Quello che il COLAP, io ho capito nel tempo, sta cercando di fare, soprattutto che aveva già in visione quando ha fatto la proposta di legge, è che diciamo che le associazioni di professionisti che riconoscono l'attestazione potessero colloquiare o dialogare con le istituzioni affinché il profilo professionale fosse costruito insieme anche nel momento della certificazione. Cioè, io associazione Fisieo, la faccio semplice, non è così semplice però per capire, posso, visto che rilascio un'attestazione di qualità, poter colloquiare con ad esempio la Regione Lazio per quanto riguarda la Regione Lazio, ma altre regioni, o con il MIUR per far riconoscere magari e certificare il profilo, quindi posso avere un'interlocuzione, come dire, prioritaria, perché io già ho ragionato su che cosa significa essere operatore Shiatsu e quindi già ho definito qual è il profilo, quali sono le competenze, le conoscenze, quali sono, come dire, le prestazioni del professionista. Quindi diciamo che non è qualcosa che viaggia parallelo, dovrebbe entrare a dialogo. Ancora diciamo che siamo all'inizio di questo percorso, non tanto di attestazione ma più che altro di certificazione, quindi le istituzioni ancora non sono pronte completamente a recepire quanto stanno avanti magari i professionisti, però questo è il quadro in cui si andrà, verso cui si andrà. Bene, infatti vi avevo anticipato che l'attestazione è un processo di parte seconda, è rilasciata dall'associazione e il o la responsabile è il presidente dell'associazione, quindi sul piano legale la persona che ricopre momentaneamente, no, mi sono girata di, da questa parte, no, responsabile legale di questa attestazione. È un processo legato al fatto che io appartengo a un'associazione, quindi siccome lo rilascia l'associazione, mentre la certificazione potrebbe certificare chiunque professionista fuori dalla sua appartenenza associativa, invece l'attestazione no, l'appartenenza associativa è fondamentale, non potrei, anche perché c'è uno degli articoli, era la regolarità di iscrizione, senza quello non posso, quindi devo averli tutti quanti, non è che ne posso avere alcuni. E poi un processo qualitativo, nel senso che verifica il possesso e il mantenimento nel tempo di alcuni specifici standard legati all'esercizio della professione. Un altro, diciamo, contesto un po' da confrontare è CIS e MISE. Chi sono questi, come dire, queste due entità, proverei a dire così, perché sembrerebbe che entrambi possano avere lo stesso senso e significato. Allora, diciamo che il MISE, che è il Ministero dello Sviluppo Economico, ha deciso, a seguito della legge 4 del 2013, di istituire un elenco. Elenco, la parola da sé lo dice, è l'elenco di tutte quelle associazioni
che riconoscono sia che non riconoscono l'attestazione di qualità. Dentro al MISE, se voi andate a vedere, ci si possono iscrivere tutte le associazioni. Poi hanno fatto due elenchi separati, uno che riconosce l'attestazione, l'altro che non lo riconosce. Ma cosa chiede il MISE all'associazione affinché possa iscriverla dentro l'elenco che riconosce l'attestazione? Diciamo che il processo che mette in atto non entra in merito dei contenuti, entra nel merito del fatto, come dire, è una dichiaratoria, cioè io dico che faccio quello, dico l'articolo 7, c'è regolarità di iscrizione, c'è l'aggiornamento professionale, ci sono delle parole anche che devo utilizzare, dei termini proibiti e altri che posso dire, perché non si deve mai confondere la professione regolamentata con quelle regolamentate, quindi ad esempio codice deontologico è la parola, come dire, che non dovrebbe essere usata, però non entra nel merito, entra soprattutto nel merito del fatto che sia comunicato nel modo giusto e che sia fruibile al cittadino, quindi va sul sito dell'associazione che fa richiesta e vede se in base alla legge 4 l'associazione dichiara tutti di adempiere a tutti quegli articoli che ha messo dentro la legge. Il CIS chi è invece? Vediamo chi è il CIS. Ah, c'è sempre. Come viene valutato? Va bene, il rilascio, ve l'ho detto, l'elenco aggiornato, il codice di condotta, ci devono essere alcuni documenti per il MISE che mi dicono che l'associazione può rilasciare, però non entra nel merito, basta che ci sono e che sono scritti in un determinato modo. La presenza delle sedi, è saltato, bene. Però ve lo posso raccontare. Ogni associazione deve avere uno sportello del cittadino, deve avere la presenza di una struttura tecnico-scientifica per la formazione, deve avere un codice di condotta, un elenco aggiornato degli associati e poi un sistema di attestazione. C'ho un sistema di attestazione, non entro nel merito. Invece, diciamo, il CIS è... possiamo andare pure senza? È morto. Poi il CIS qua non ce l'abbiamo più. Ah, eccolo. Glielo dico ora. Sì, sì. Vedi? Passiamo qui e poi io ritorno indietro. Faccio un salto questa è la ricerca, ma tra poco ci ritorno. Ok, il CIS che cos'è? Ed è questo la cornice in cui siamo, perché se ben ricordo Fisieo era iscritta al MISE e rilasciava l'attestazione di qualità. Quindi per il MISE andava bene così, giusto? Ricordo bene. Poi però il CIS, che è costituito da COLAP e Adiconsum, che sono due organizzazioni, organismi, dice bene, io per rilanciare maggiormente le professioni non regolamentate io voglio andare a vedere pure come ogni associazione rilascia questa attestazione di qualità, non mi è sufficiente che dica solo che lo fa e lo dice nel modo, come dire, migliore, con le parole migliori e che sia fruibile l'informazione facilmente sul sito. Voglio andare ad indagare ulteriormente e quindi inizia questo perché, e ritorniamo un po' indietro, nel 2015 il COLAP chiede, e va bene, salta perché andiamo troppo veloce, avanti, indietro. Ah. Ah, solo destra e sinistra? Sì, quelli sotto non vedete la rappresentazione. Sì. Adesso riparte. Allora, io la racconto. In pratica, dopo il 2013, il COLAP dice, circa 2 anni e mezzo, c'è stata questa legge. Abbiamo spinto tanto per 10 anni affinché ci fosse, non è perfetta, l'avremmo voluta migliore, però...
intanto ce la portiamo a casa. E che cosa è successo dal 2013 ad oggi, 2 anni e mezzo dopo? Le associazioni cosa stanno facendo di questa legge? Come si stanno organizzando? E quindi ci ricordiamo, Andrea ed io ed un altro nostro collega, che il COLAP ci chiederà di provare a fare una ricerca per capire il mondo associazionistico come si stava muovendo in riferimento alla nuova legge, se stava cambiando procedure, se stava cambiando la propria organizzazione interna. Quindi noi abbiamo fatto una ricerca che penso sia ancora leggibile, anche se ormai è un po' anzianotta, e abbiamo fatto una mappatura di, diciamo, tutte le procedure adottate da tutte le associazioni, non solo quelle iscritte al COLAP. Siamo andati sul MISE, abbiamo visto quali erano le associazioni che rilasciavano l'attestazione di qualità e siamo andati un po' a guardare dentro che cosa facevano, se era solo una dichiarazione o se c'era pure una dimensione qualitativa dentro, diciamo, i vari requisiti e criteri che si rifacevano a quell'articolo 7 della legge sull'iscrizione, l'aggiornamento professionale, la partecipazione associativa e bla bla bla, lo sportello del cittadino. E quindi che abbiamo scoperto che c'era un'eterogeneità di procedure, ognuno, come dire, molto diverse tra loro, sia nella fase di ingresso, sia la parte proprio di formazione prima di entrare e diventare soci professionisti, sia per l'aggiornamento, ma soprattutto abbiamo visto e abbiamo fatto un confronto tra le associazioni che aderivano al COLAP e le associazioni che non aderivano, che comunque le associazioni che aderivano al COLAP avevano maggiore chiarezza di requisiti legati all'iscrizione. Cioè, io chiedo, devi avere questo diploma, devi aver fatto tot anni di formazione, devi... Quindi la fase di accesso era molto abbastanza dettagliata per tutte le associazioni iscritte al COLAP e anche c'era già un aggiornamento obbligatorio, quindi si erano già attivate per, come dire, aggiornare le proprie procedure per riconoscere i loro professionisti come professionisti di qualità. E avevano anche istituito lo sportello del cittadino. Queste le associazioni afferenti al COLAP. Questo andiamo avanti. Oh, allora siamo arrivati che incontriamo Fisieo, mi ricordo io, poi ci aiutate anche voi, quando Fisieo prova a presentare la propria... diciamo il proprio processo di attestazione al CIS per fare valutare, diciamo, quella dimensione qualitativa del processo, perché al MISE andava bene così, diciamocelo. E era il CIS che chiedeva una maggiore qualità, cioè voleva entrare proprio nel merito di come venivano fatte le cose. E se ben ricordo, perché insomma è passato un po' di tempo, ebbe una buona valutazione, però il CIS disse che rispetto a, diciamo, un requisito che era quello dell'esercizio, lo standard di qualità minimo, insomma, della prestazione professionale, che è l'articolo 5, mi ricordo, non era ben chiaro cosa facesse, non si capiva come si andava a monitorare, diciamo, la prestazione professionale dei professionisti nel tempo. Cioè, era molto chiaro all'ingresso, era molto chiaro l'aggiornamento professionale, era molto chiaro tutta l'attività, però nel tempo, magari io mi iscrivo, faccio un esempio, faccio la scuola, poi per 10 anni non faccio la mia professione di operatrice shiatsu, poi mi rimetto sul mercato 10 anni dopo e potrei tranquillamente farlo, perché non sono stata sottoposta comunque a una valutazione in itinere, e quindi quella parte lì dell'esercizio invece nel tempo della mia professione era assente. E quindi diciamo che, avendo noi fatto la ricerca precedente, per diciamo qualsiasi associazione afferente al COLAP, diciamo che il COLAP diceva che alle associazioni, se avevano una necessità di un supporto per
provare a mettere a punto il processo di attestazione, potevano utilizzare, se loro volevano, anche una forma di consulenza che era fatta dalle stesse persone che avevano fatto la ricerca. Ormai eravamo entrati dentro quel quadro normativo della legge 4 del 2013. E così iniziò ad ottobre del 2017, diciamo, la nostra consulenza con Fisieo. Quindi prima ci siamo parlati, insomma, poi abbiamo fatto una proposta e abbiamo costruito insieme all'associazione una proposta consulenziale che andava a toccare tre grandi temi. Uno era fare un'analisi preliminare per, diciamo, definire quali fossero sti standard qualitativi nell'esercizio della professione, quindi interrogare i soci dell'associazione. E pertanto, poi entreremo nel merito di tutta la consulenza, però era interessante capire ognuno di voi cosa raccontasse della propria professione. Poi l'altra grande area era la costruzione di strumenti per la valutazione, che è sempre un ambito abbastanza spinoso. Costruirlo, come dire, credibile, realizzabile e contestualizzato alla professione, non fuori dall'associazione, e sempre rispetto agli standard qualitativi, criteri, modalità di verifica anche, perché da una parte c'ho lo strumento e da una parte c'ho, mi pongo dei criteri e delle modalità di verifica. E infine la messa a punto di tutto questo processo, che interroga anche molto i tempi in cui lo faccio, quando, come lo faccio, se non lo faccio cosa succede, insomma, quindi anche tutta la parte del modello di valutazione e del processo del rilascio dell'attestazione a cui siamo arrivati. Bene. Dimmi tu quando mi fermo. Vabbè, posso già introdurre. Bravo. Adesso. Sì. Come diceva Claudia, diciamo, noi abbiamo cercato un po' di tenere a mente tre principi che hanno orientato anche il nostro lavoro di consulenza, che in qualche modo sono anche principi che prima, insomma, no, il presidente diceva sono lo psicologo della salute, fanno anche capo alla psicologia della salute, che sono la dimensione dinamico-evolutiva, la dimensione sistemica e la dimensione co-costruttiva. Non essendo esperti chiaramente del profilo professionale, per noi era molto importante che, come dire, questo fosse anche l'esito di un processo che da un lato, come dire, coinvolgesse non solo il direttivo ma anche i soci, dall'altro permettesse anche di individuare dei criteri che in qualche modo fossero poi utili, no, rispetto poi a quella che poteva essere la possibilità, insomma, di attivare un sistema di valutazione sostenibile. Lo dico perché spesso il tema della valutazione è sempre un tema molto spinoso, e in parte questo probabilmente ha a che fare anche con i gradi di libertà che in qualche modo la valutazione permette di avere, ma anche con la percezione di utilità della valutazione stessa. Cioè, un sistema di valutazione ha senso se poi la valutazione in qualche modo è interiorizzata anche come prassi che consente di migliorare la qualità e l'offerta del mio lavoro. Se è vissuta come, diciamo, una dinamica di controllo, no? Da parte esterno, di un'autorità esterno, non ha, diciamo, tanto vale proprio non mettere in piedi nessun tipo di sistema di valutazione. Nella slide vedete, diciamo, quello che è stato un po' un primo step, in qualche maniera una fase preliminare del lavoro che abbiamo avviato, che era quello di cercare, attraverso l'analisi della documentazione, l'analisi del sito, di comprendere come Fisieo comunicasse, diciamo, all'esterno quelli che sono i diversi requisiti presenti proprio all'articolo 7 della legge 4. Sono, diciamo, le stesse dimensioni su cui si soffermava prima Claudia rispetto, diciamo, ai requisiti di iscrizione, la regolarità, l'aggiornamento professionale. Quindi ora non entro nel merito di ogni requisito, però, diciamo, è importante un po' sottolineare che il lavoro è stato per lo più quello di esplicitare in qualche modo una prospettiva che fosse, come dire, ancorata al cliente. Quindi un utente che va sul sito Fisieo, che in qualche modo entra, no, poi all'interno anche dei servizi offerti, cercare di comprendere
nei termini di trasparenza, correttezza, veridicità, che sono poi anche gli aspetti a cui fa riferimento la legge 4, se come dire, si stesse offrendo al cliente anche un servizio utile, no? A supporto di una scelta, perché poi la legge 4 di fatto è vero che costituisce come dire, la possibilità poi di rilasciare un'attestazione di qualità, però nella logica, nella filosofia dell'estensore, il motivo principale che la legge 4 si pone è proprio la tutela del consumatore. Quindi abbiamo cercato un po' proprio di fare un lavoro di messa a punto di quelle che erano le informazioni già presenti, cercando magari di esplicitarle laddove fossero meno chiare, meno immediatamente recepibili dal cliente. Allora, un altro aspetto che è, diciamo, stato probabilmente un aspetto fondante ha riguardato certamente l'attività di ricerca e analisi preliminare. Io immagino che molti di voi avranno risposto insomma, al famoso questionario che aveva proprio l'obiettivo di, richiamando il principio co-costruttivo e sistemico, di rendere, diciamo, il socio partecipe di un processo che non fosse calato, come dire, dall'alto. Questa attività preliminare, quindi, oltre a rendere più partecipato al processo, si era diciamo, l'obiettivo di individuare degli standard qualitativi nell'esercizio della professione, a partire poi dall'esperienza, insomma, dalla prassi che attraversa poi le, come dire, le attività professionali dei soci. E cercare anche di individuare all'interno dell'associazione quelle che nella slide voi leggete come culture. Per cultura noi intendiamo dei modi condivisi anche di percepire il senso dell'operazione che poi ha a che fare con la valutazione degli standard qualitativi, cercare di comprendere quali potessero essere eventuali resistenze, ma soprattutto cercare di rendere il sistema stesso sostenibile, che è poi, come dire, l'obiettivo principale che è bene porsi, insomma, nel momento in cui si mette in piedi un sistema di valutazione. Ora, diciamo, i contenuti che vedrete nelle slide sono stati anche sintetizzati in una newsletter che in qualche modo cercava un po' di fare una sintesi rispetto ai risultati di questa indagine. Noi ve ne proponiamo giusto qualcuno, insomma, con una carrellata un po' veloce, però è anche proprio per recuperare tutto il percorso che è stato fatto. Dunque, diciamo, la ricerca aveva l'obiettivo di esplorare tutti i punti che vedete nella slide, quindi quali fossero i fabbisogni formativi, quale fosse la percezione, diciamo, del mercato, del contesto professionale, cosa i soci pensassero, diciamo, o sapessero in qualche maniera del processo di attestazione e certificazione e anche del rapporto tra queste due diverse tra questi due diversi processi che, come spiegava Claudia, insomma, hanno poi la differenza sostanziale di identificare da un lato un processo di parte seconda, dove è l'associazione che è esperta, come dire, del profilo professionale che va in qualche modo ad attestare, rispetto a ciò che può essere invece il lavoro degli enti di certificazione, che quasi mai sono esperti dello specifico profilo professionale, ma che si dotano per lo più di procedure, insomma, che vanno a valutare quanto corretta, quanto formalmente diciamo, è seguita poi all'interno di quella che è poi la prassi, diciamo, sia individuale ma anche organizzativa, perché poi in genere la certificazione è per lo più un processo a cui ricorrono le organizzazioni rispetto alle proprie procedure interne. E infine, diciamo, tutto il tema della valutazione degli standard qualitativi, cioè una volta che li abbiamo identificati, una volta che li abbiamo in qualche modo esplosi, no? Nella loro poi articolazione, chi pensiamo possa essere, diciamo, l'interlocutore atto a poterli in qualche modo valutare. E infine, diciamo, sia le aspettative che l'immagine che i soci stessi hanno dell'associazione. Questo era importante proprio perché, al di là del fatto che questo forse non l'abbiamo, diciamo, esplicitato, no. Insomma, cioè l'attestazione di qualità non è obbligatoria, nel senso che un socio può farne liberamente richiesta e quindi, diciamo, non comporta una differenziazione tra soci, non so come dire, di serie A o di serie B, anche perché poi ci sono percorsi professionali. Claudia prima faceva l'esempio
diciamo, di un eventuale socio che dovesse in qualche modo per un periodo temporale più o meno lungo non esercitare, probabilmente quel socio non avrebbe i requisiti per richiedere l'attestazione, ma nella misura in cui, diciamo, rispetto all'ultimo periodo, no, della sua attività professionale, questo non gli consente di dare conto anche di quelli che sono poi dei processi qualitativi rispetto agli standard professionali. Però l'idea è che l'attestazione sia un processo dinamico, nel senso che non è che si acquisisce una volta per tutte, ma che presuppone anche una eventuale discontinuità temporale. Allora, i partecipanti all'indagine sono stati 312, con una prevalenza, vedete, di donne, e un'età media di circa 50 anni, insomma, compresa tra i 26 e i 76. Provo ad andare un po' veloce, sì, su questo. Sì, perché è tardi. Qui abbiamo, diciamo, la distribuzione per macroarea territoriale, appunto, con le diverse regioni. Vediamo che, insomma, c'è un nord-ovest che è particolarmente rappresentato. Allora, rispetto agli anni di iscrizione a Fiseo, abbiamo visto che in media i soci che hanno risposto all'indagine, ora diciamo, faccio una piccola premessa, insomma, un'ora di cronaca, insomma, chiaramente, diciamo, dal momento che l'indagine era, come dire, proposta e richiedeva una partecipazione volontaria, è stato poi molto interessante ragionare anche su quanto in qualche modo il gruppo di rispondenti potesse essere in una certa misura rappresentativo, come dire, di tutta quella che è la popolazione dei soci Fiseo. Questo era importante perché, appunto, essendo a partecipazione volontaria, avremmo potuto avere una sorta di autoselezione rispetto alle persone che hanno partecipato, però mi sembra che poi rispetto, diciamo, a quelle che erano alcune variabili, alcune caratteristiche sociodemografiche, anche di anzianità di iscrizione, più o meno ci siamo trovati, insomma, corrispondenti rispetto all'intera popolazione dei soci Fiseo. Gli anni di iscrizione in media, insomma, circa 9 anni, quindi da chi si era appena iscritto fino a un'anzianità di 30 anni. Allora, poco più di un socio su 10, quindi il 13,5%, ha dichiarato di essere iscritto a ulteriori associazioni professionali. Qui ve le abbiamo un po' riportate, non in ordine di rilevanza, ma rispetto, appunto, le abbiamo poi riorganizzate all'interno di cluster, in qualche modo, di raggruppamenti, quindi albi, ordini professionali, associazioni di counseling e così via. Questo però penso che sia anche un dato interessante perché, diciamo, identifica anche una fidelizzazione molto forte rispetto poi alla vita associativa di Fiseo. Allora, rispetto a quella che era l'area dei fabbisogni formativi e anche rispetto alla percezione delle proprie competenze professionali, quello che abbiamo osservato, ora qui vado proprio in estrema sintesi, è che i soci ritengono di avere una buona preparazione di base allo sciazzo e anche adeguate competenze professionali. Probabilmente le aree di maggiore fabbisogno formativo le abbiamo un po' individuate sia rispetto alle tecniche di primo soccorso, ma anche a tutta quella che è l'area che potremmo definire un po' delle capacità imprenditoriali, quindi la capacità di comunicare all'esterno quello che si fa, la capacità anche di proporsi, ma anche competenze dal tipo, di tipo, insomma, come vedremo, legislativo, fiscale, amministrativo. Le principali discipline complementari che i soci reputano utile approfondire riguardano per lo più la medicina tradizionale cinese e la meditazione. Questi, insomma, sono in sintesi un po' dei risultati che volevano un po' tracciare un quadro rispetto a quella che era la situazione del fabbisogno formativo. Dunque, in media l'esperienza professionale era di circa 10 anni in qualità di operatore sciazzo, circa un rispondente su 4 svolge anche la professione di insegnante, questo rispetto al collettivo chiaramente dei rispondenti all'indagine. Nel 43,9% dei casi, diciamo, la professione di operatore o insegnante rappresentava per il collettivo dei rispondenti la principale attività lavorativa. E rispetto all'inquadramento fiscale prevalente, come vedete nella slide, diciamo, più di uno su 2 rispondenti, insomma,
quindi il 52,6% esercitava come lavoratore autonomo con partita IVA, in quote diciamo un po' più ridotte o come collaboratori occasionali, mentre in un caso su cinque anche diciamo soci che svolgono la professione a livello amatoriale. Ora, questi sono un po' degli aspetti che riguardavano appunto le modalità, gli stili di lavoro, la possibile collaborazione anche con altri professionisti. Magari, insomma, visti i tempi, andrei un pochino più rapidamente su questo. Anche qui il rapporto con l'associazione, insomma, un aspetto che ci aveva molto colpito è che in qualche modo fosse sicuramente legata a un aspetto di fidelizzazione connesso anche al vantaggio offerto dall'associazione rispetto alla possibilità appunto di avere una polizza assicurativa, anche di effettuare un aggiornamento professionale a costi più accessibili, mentre sembrava un po' più contratta, come dire, la motivazione a mettersi in rete con altri professionisti, che per noi ha rappresentato anche un elemento insomma di riflessione poi per, come dire, pensare, progettare, disegnare in modo più sostenibile anche il sistema di valutazione. Bene, questi sono clienti e committenti. Allora, rispetto al rapporto con il mercato professionale, anche qui andremo diciamo un po' veloci, mi piaceva un po' sottolineare un aspetto che riguardava le domande dei clienti e il fatto che sembrava che, come dire, rispetto a quelle che fossero poi le iniziali domande poste dai clienti, in qualche modo poi ci fosse anche una dimensione più evolutiva, anche più trasformativa delle domande. Nel senso che inizialmente è come se i clienti chiedessero più, come dire, facessero più una richiesta di sollievo rispetto magari anche a sintomi fisici, situazioni di particolare disagio, mentre quello che poi riportavano i soci rispetto proprio all'attività professionale svolta era questa graduale, come dire, trasformazione della domanda ed evoluzione in un'ottica che potremmo definire più, come dire, di promozione in qualche modo, no? Più salutogenica. Proprio su questo, diciamo, noi abbiamo questo insomma uno dei risultati di cui siamo più fieri. Diciamo, abbiamo, rispetto a quelle che erano poi le aree esplorate, abbiamo messo a punto una scala che poi è stata validata, nel senso che c'era tutta un'area che riguardava proprio l'efficacia percepita dello sciaccio dalla prospettiva dell'operatore e abbiamo visto, ora non mi addentro nelle questioni diciamo psicometriche di analisi, però che questi 8 item in qualche modo rendono conto di alcune dimensioni che sono fondanti proprio l'efficacia percepita dello sciaccio e come vedete anche le due aree in cui poi questi item vanno in qualche modo a confluire riguardano sia una dimensione appunto che potremmo definire più salutogenica e una dimensione che invece propone più una, come dire, una prospettiva tra virgolette ortopedica, cioè rispetto al deficit o rispetto alla possibilità invece di attivare processi di sviluppo e cambiamento. Anche qui vado velocemente, emerge insomma dal quadro del collettivo dei rispondenti un'adeguata soddisfazione rispetto al proprio lavoro, una percezione della pratica sciaccio come poco stressante sotto il profilo diciamo sia fisico che psicologico. Tendenzialmente quello che abbiamo rilevato è che 8 rispondenti su 10 sembravano avere una visione ottimista, cioè anche di investimento sull'evoluzione della propria categoria professionale e in genere avevano una percezione migliore di quello che è il processo di attestazione rispetto al processo di certificazione. Andiamo sugli standard. Allora, arriviamo diciamo al punto caldo in qualche modo della presentazione che riguarda proprio gli standard qualitativi, nel senso che c'erano delle domande aperte dove si chiedeva proprio ai soci di indicare dal loro punto di vista quali dovessero essere gli standard qualitativi, cioè quegli aspetti legati all'esercizio della propria professione
che in qualche modo sono associabili a una prestazione di qualità, cioè all'idea di, come dire, svolgere correttamente il proprio lavoro e di erogare un servizio di buona qualità. Abbiamo riorganizzato, diciamo, questi standard in tre diverse aree. Diciamo, più della metà degli standard ricadeva un po' nell'area del saper fare, con particolare riferimento proprio alle competenze trasversali, che in qualche modo erano anche, se ci ricordiamo, insomma, la slide di prima, quelle competenze su cui c'era anche un fabbisogno formativo rispetto alla capacità autoimprenditiva, la capacità di proporsi, di comunicare, che sembrano essere anche degli aspetti, diciamo, fondanti. C'è l'area dei saperi, quindi l'aggiornamento, la conoscenza delle tecniche di base, e in quota, diciamo, in una quota un pochino più ridotta, l'area del saper essere. I rispondenti hanno indicato che, diciamo, Fiseo potesse essere deputata a valutare proprio le conoscenze possedute dai soci, laddove invece il cliente potesse avere più il polso rispetto a quelle che sono le competenze nell'esercizio della professione, quindi rispetto proprio alla qualità del servizio erogato. Messa a punto del sistema. Allora, un altro aspetto importante è riguardato proprio la messa a punto del sistema di attestazione. Come vedrete, diciamo, premesso che appunto la richiesta, diciamo, per il rilascio dell'attestazione non è obbligatoria, riscoprirete in questa slide molti dei requisiti che già in qualche modo vengono valutati dall'associazione. I due aspetti, diciamo, che sono stati pensati, insomma, rispetto proprio al rilascio dell'attestazione, riguardano da un lato la possibilità di rilevare il gradimento alla soddisfazione, come dire, dei propri clienti rispetto ai servizi erogati, dall'altro la possibilità di mettere a sistema anche tutta una serie di conoscenze, competenze che riguardano appunto le attività professionali svolte attraverso, diciamo, la compilazione di un questionario che in qualche modo è stato poi anche desunto un po', no? Riorganizzato a partire dall'indagine a cui si è partecipati, nell'idea appunto che la partecipazione all'indagine potesse in qualche modo contribuire in un'ottica di ricerca partecipata anche a definire in maniera più aggiornata, no? Il profilo professionale, che potesse essere un'azione a beneficio della comunità professionale stessa. Dunque, l'attestazione, secondo quella che è appunto il sistema, insomma, che è stato messo in piedi, viene rilasciato a seguito dei requisiti sopraindicati, per cui l'aggiornamento, appunto l'iscrizione all'associazione e, diciamo, sia la rilevazione del gradimento da parte del cliente che la partecipazione alla vita associativa attraverso la compilazione di uno strumento che permette poi di creare anche una base di conoscenza, insomma. La durata dell'attestazione è triennale e fondamentalmente viene riconfermata, diciamo, annualmente sulla base dei requisiti annuali legati alla regolarità di iscrizione e di copertura assicurativa, quindi quelli annualmente vengono riverificati, mentre ciò che riguarda la rilevazione del gradimento e, diciamo, l'automonitoraggio attraverso la compilazione del questionario vengono in qualche modo pensati in un arco temporale più ampio, che è il triennio. Il rinnovo dell'attestazione di fatto segue la medesima procedura. Provando a entrare, diciamo, un pochino più nel dettaglio rispetto a ciò che poi è richiesto, come dire, al socio interessato ad avere il rilascio dell'attestazione di qualità, fondamentalmente la rilevazione del gradimento, della percezione di efficacia da parte dei propri clienti in merito ai servizi erogati comporta il fatto che vengano, diciamo, resi disponibili almeno 5 questionari che sono stati somministrati a 5 clienti diversi nel corso del triennio. Si è pensato appunto di avere a mente il fatto che ciascuno di questi clienti debba aver avuto almeno un ciclo di 4 trattamenti, anche perché, diciamo, un aspetto un po' problematico, mi ricordo anche nei primissimi incontri. È un po' l'esperienza del cliente che viene e poi a un certo punto sparisce, insomma. Quindi, diciamo, un ciclo di 4 trattamenti ci sembrava una durata sufficientemente sostenibile, ragionevole, anche per ipotizzare,
il fatto che si potesse formare una relazione poi all'interno, come dire, dell'esercizio della professione. L'altro criterio verrà valutato attraverso un questionario di autovalutazione nel triennio che, diciamo, quantomeno nell'idea originaria, l'idea è proprio non solo di mettere a disposizione, come dire, la propria esperienza professionale per costruire una base dati, come dire, che sia utile rispetto all'aggiornamento della figura professionale, ma anche la possibilità poi di utilizzare questo strumento come uno strumento di monitoraggio, di formazione, quindi di scambio, insomma, tra i colleghi rispetto alla professione, che sembrava anche un aspetto, insomma, che emergeva dall'indagine come ulteriormente potenziabile. Ci siamo, eh? Allora, penso che con i tempi ci siamo, sì, abbiamo già sforato, sì, diciamo molto velocemente. Il questionario per i soci, cioè quindi il questionario di automonitoraggio, è fondamentalmente una versione abbreviata del questionario che è stato proposto, diciamo, rispetto all'analisi preliminare, appunto, che ci ha consentito poi di mettere a punto il sistema di attestazione. Queste, diciamo, più o meno le aree che si sono ipotizzate rilevanti, insomma, a questo scopo. Il questionario per i clienti è un questionario molto snello, è un questionario a risposta chiusa su una scala, diciamo, Likert, che va da per nulla estremamente, e che valuta da un lato la soddisfazione rispetto a questi parametri, quindi ambiente di lavoro, l'aspetto organizzativo, la comunicazione, la professionalità e anche la realizzazione delle aspettative iniziali, cioè quanto poi il servizio di cui ho beneficiato ha corrisposto, diciamo, a quelle che erano le mie iniziali aspettative. E poi, diciamo, c'è una parte che appunto è stata in qualche modo riorganizzata, riarticolata a partire dalla scala che abbiamo visto prima, questa volta tradotta per il cliente, di autoefficacia percepita dello sciazzo rispetto appunto a queste 8 dimensioni. Io penso che più o meno abbiamo ci siamo terminato. C'è una novità in coda che nessuno si aspettava. Avrei gradito che ci fosse più soci, perché questa è una cosa che riguarda molto il nostro futuro professionale. Noi abbiamo presentato un mese fa la richiesta di attestazione al CIS, di riconoscimento del nostro processo, e 2 giorni fa, quindi proprio a farci un dono, un regalo per questo convegno, è arrivata questa mail che io vi leggo direttamente, così possiamo considerarla assieme. Carissimo Presidente, con molto orgoglio, visto il grandissimo lavoro che avete fatto, vi informo che avete superato le verifiche del CIS Colap ad Iconsum e vi allego pertanto la tabella di valutazione dei requisiti e il documento di validazione. Siete un esempio che ci fa onore e siamo molto contenti di avere associazioni che investono nella qualità e professionalità degli associati. Congratulazioni, Emiliana Alessandrucci, Presidente Colap Nazionale. Grazie e grazie anche a loro. Grazie anche a voi. Grazie. Grazie e grazie anche a loro, alla pazienza, e a tutti coloro i quali sono seduti a questo tavolo, che ci avete ascoltato alla fine, ma anche di chi una non giornata è seduto, impegnativa. Anche chi non è seduto a questo tavolo, perché è stato un lavoro collettivo e questo è un grande successo di cui dobbiamo davvero andare fieri, orgogliosi e costruire il nostro futuro su queste basi solide. Grazie, grazie a tutti. A dopo all'assemblea ne parleremo ancora, festeggeremo. Grazie. All'info point.